Bentrovati e grazie per la vostra partecipazione alla 81esima puntata di Export Talks. Questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva. Torneremo a settembre con nuove ricche puntate. Export Talks è il format ideato da IC Partners nel 2020 per dare informazioni dai mercati sui mercati. È un format snello, smart, di soli 30 minuti, destinato alle aziende che intendono avviare o sviluppare un'attività all'estero. IC Partners è la più grande piattaforma di entry strategy di supporto agli investimenti diretti esteri delle imprese italiane, le nostre 27 sedi dirette nei principali mercati globali e le 30 partnership ci permettono di raggiungere offline 47 paesi ed online 190. Il nostro vantaggio competitivo è quello di operare direttamente dai mercati esteri, offrendo servizi professionali, quali fiscali, amministrativi, legali e di temporary export management. Oggi parliamo delle misure agevolative per le imprese messe in campo da Simest e nello specifico affronteremo i risultati dei finanziamenti a valere sul PNRR e due nuovi strumenti a supporto delle imprese esportatrici in Russia, Ucraina e Bielorussia. E ne parliamo con Carlo De Simone, Servizio Institutional Relations and Indirect Channels, responsabile Indirect Channels di Simest. Carlo, ti ringrazio moltissimo per aver accettato l'invito. Grazie a voi per la solita attenzione verso le tematiche che Simest normalmente mette a disposizione delle aziende nei loro processi di internazionalizzazione. Grazie, grazie. Allora, intanto ricordo a tutti che come al solito abbiamo 30 minuti a disposizione. Nel frattempo, chi è interessato può scrivere in chat le domande, ce ne sono già pervenute moltissime attraverso il box che lasciamo su Instagram nei giorni precedenti il talk e sempre in chat potete prenotare i B2B. Questi ultimi vi ricordo che potete prenotarli anche in un momento successivo attraverso il link che vedete alle mie spalle, info.icpartners.it/exporttalks e vi ricordo che questo talk, come tutti gli altri, poi sarà presente sui nostri canali YouTube e Spotify. Ma entriamo nel vivo. E Carlo, insomma, siamo dinanzi ad un mondo profondamente appunto cambiato rispetto a quel periodo di pre-pandemia a cui eravamo tanto affezionati. Le imprese adesso sono di nuovo di fronte ad un nuovo shock dell'economia globale che colpisce in particolar modo gli scambi commerciali internazionali dovuti appunto all'attuale conflitto in Europa e questo shock, questo nuovo scenario ha gli impatti sia sui costi generali delle materie prime che sono impennate, così come si è impennato il costo dell'energia, dei semilavorati, delle commodity, della logistica. L'inflazione continua a crescere, insomma, è un quadro profondamente appunto cambiato e sta generando incertezza ed ha effetto sia sui consumatori che sugli investitori. Soprattutto ha creato forti difficoltà alle imprese appunto che operano con i paesi Russia, Ucraina, Bielorussia. Lascerei a te la parola, ma insomma introdurrei il fatto che in Italia come l'Europa ha puntato sul PNRR per aumentare la competitività. Voi appunto avete chiuso, credo il 3 maggio, rispetto un po' in anticipo rispetto a quello che dovevano essere le previsioni, i finanziamenti agevolati proprio su questa misura, quindi mi piacerebbe sapere, raccontaci un po' insomma quali erano le vostre attese e quali sono stati poi i risultati. Allora, sulla prima misura, quella del PNRR, devo dire la verità, possiamo sicuramente registrare un segnale positivo da un lato e dei risultati che comunque ci consentiranno di affiancare le aziende italiane in questa sorta di processo di sviluppo e transizione digitale e sostenibile nell'ambito, diciamo, nell'affrontare i loro mercati esteri. Qual è sicuramente l'elemento che è emerso e che sta emergendo sempre di più? Le aziende hanno questo diciamo, interesse a diciamo, accedere e a sconvolgere quello che è un po' il mondo diciamo, interno proprio aziendale, andando ad investire in quelli che sono macchinari e impianti volti a migliorare il proprio processo sia produttivo che commerciale e quindi investendo in quella che era una transizione digitale ormai necessaria all'interno delle nostre piccole e medie imprese. Da questo punto di vista registriamo un ottimo risultato, per quale motivo? Avevamo a disposizione 1,2 miliardi come risorse messe a disposizione e abbiamo dovuto
anche in questo caso, diciamo, terminare prima del previsto il 3 maggio piuttosto che il 10, che era la data ultima che avevamo previsto. E il 3 maggio abbiamo dovuto, diciamo, terminare le richieste da parte delle aziende dal momento che le risorse, diciamo, disponibili erano state abbondantemente richieste. Dall'altro lato, un altro dato che è emerso e che è decisamente positivo è che pre-pandemia o comunque sia anche nell'ambito delle misure diciamo, eccezionali messe in campo dal governo nel periodo pandemico, la quota delle PMI del Sud che accedevano a queste misure si attestava fra il 10 e il 15%, difficilmente arrivava a sfiorare il 20%. Con le misure del PNRR siamo arrivati a oltre il 40% di aziende del Sud che hanno fatto domanda su queste misure. Quindi questo sta a significare che sicuramente un interesse maggiore da parte di aziende provenienti dalle aree del Mezzogiorno non solo c'è stato, ma addirittura siamo stati, diciamo, probabilmente queste misure si sono proprio rivolte a quelle che erano le aziende che avevano maggiore esigenza probabilmente di investire in quel senso. Terzo aspetto che è emerso è che le aziende continuano a preferire l'eventuale, diciamo, incontro con i propri interlocutori in presenza. Per quale motivo? Fra le 3 misure che avevamo a disposizione, quella legata alla partecipazione alle fiere e alle mostre di carattere internazionale è quella che ha avuto maggior riscontro da parte delle aziende. Quindi questo sta a significare che le aziende hanno l'esigenza di incontrare e intercettare i propri interlocutori in quello che è il sistema fieristico, che continua ad essere il motore principale, probabilmente di sviluppo per i mercati esteri da parte delle aziende. Questo sta a confermare un aspetto molto importante, che è quello legato sicuramente a una relazione che è sempre, diciamo, richiesta da parte non solo delle aziende, ma anche di chi vuole affrontare nuovi mercati e accettare nuove sfide. Quindi, diciamo, segnali ce ne sono stati, segnali molto positivi da questo punto di vista, quindi ci possiamo ritenere più che soddisfatti anche in questa occasione. Bene Carlo, grazie, interessante insomma questo quadro che ci hai fatto perché insomma concordo anch'io chiacchierando con le aziende, noto che c'è molto interesse no, a ritornare a quella fisicità, soprattutto negli incontri e quindi le fiere. Mi aspettavo che probabilmente quelle sarebbero state diciamo il settore trainante o comunque il finanziamento trainante. Senti, invece raccontaci queste due nuove linee di finanziamento agevolate dedicate appunto alle imprese esportatrici nei 3 paesi che abbiamo citato inizialmente, perché sicuramente raccolgono molto interesse in questo periodo, per cui La prima delle 2 misure è quella che sarà disponibile a partire dal 12 luglio, e quindi ci riferiamo a quella misura legata ad aziende esportatrici che abbiano una forte, diciamo, connotazione e caratterizzazione in quell'area, perché viene richiesto almeno diciamo un 20% di export in media nell'ultimo triennio legato ai paesi della Russia, Ucraina e Bielorussia. Devono essere delle aziende che abbiano almeno 3 bilanci depositati, sono PMI e MICAP sotto forma di società di capitali, e le aziende che abbiano questi requisiti possono accedere alla misura, ma andando a presentare anche un'asseverazione da parte di un revisore contabile iscritto all'interno del registro del MEF, e inoltre andando anche a dichiarare che entro il 31 dicembre del 2022 subiranno un calo di fatturato export nei confronti di quei 3 paesi pari ad almeno il 20%. Queste sono un po' diciamo, i requisiti per poter accedere a questa prima misura. È una misura che deve essere intesa non come diciamo, un ristorio o altro, in quanto è una misura che serve alle aziende che quindi stanno sentendo particolarmente una crisi legata a questi 3 paesi,
sono legati a investimenti da dover effettuare per andare diciamo, ad aggredire o comunque sia ad andare a verificare possibilità e opportunità in nuovi mercati. Quindi è una misura che serve soprattutto per andare a cercare di indirizzare il proprio focus, la propria attività in paesi alternativi rispetto a quelli interessati dal conflitto. Quindi è una misura che serve alle aziende per potersi iniziare anche a diciamo, andare a esplorare nuovi mercati in tal senso, e dall'altro lato servirà soprattutto ad andare, diciamo, a programmare eventuali ingressi in nuovi mercati con stabili strutture piuttosto che altre tipologie di investimenti, anche legate, per esempio, a un ampliamento della propria posizione, quindi investimenti anche legati a diciamo, discorsi di impianti o macchinari da andare ad acquistare, ma sempre rispettando, per esempio, un ulteriore criterio che è quello del DNSH, che ormai sarà un criterio che non abbandoneremo in futuro e che ci accompagnerà sicuramente per il resto diciamo, in questi anni, nel senso che il non arrecare un danno significativo in ambito ambientale, quindi dare quello che è un senso di sostenibilità a quelle che sono le proprie spese, sarà una sorta di dogma a cui dovremo sicuramente abituarci per il futuro. Quindi ci sono determinati aspetti che sono riconfermati, sono stati introdotti con il PNRR, ma saranno non solo riconfermati, ma saranno, diciamo, sempre rispettati in tal senso nell'ambito dei nuovi investimenti che le aziende andranno ad effettuare. Ok Carlo, di quali importi parliamo? Ma soprattutto, dato che tu hai parlato appunto di investimenti o comunque di spese da sostenere, in questo primo finanziamento che è appunto destinato alle imprese esportatrici, già indicati in questo momento in domanda, dato che il 12 è praticamente alle porte, per capire se appunto bisogna già procurarsi preventivi da inserire in domanda. Allora, nella fase di presentazione della domanda, l'azienda, al di fuori dei vari requisiti che dovrà rispettare, inserirà un ammontare di richiesta di finanziamento che sarà in linea con quello che può essere l'importo del finanziamento. L'importo del finanziamento varia a seconda del rating dell'azienda, va da un minimo di 800.000 euro fino a un massimo di 1,5 milioni. Mai più del 25% della media degli ultimi 2 anni di fatturato da parte dell'azienda, e questo è diciamo, è un aspetto che deve essere comunque sia tenuto in considerazione. Ulteriore aspetto, e ricordiamoci sempre che dobbiamo tenere a mente quello che è la propria esposizione nei confronti de minimis. Quindi, siccome sono sempre finanziamenti che vanno in de minimis, e l'azienda nell'ultimo triennio non deve aver superato quella quota dei 200.000 euro in tale ambito. L'ulteriore aspetto importante legato a questi finanziamenti è che vi sarà una quota almeno pari al 40%, mai più di 400.000 euro, che andrà a fondo perduto. Quindi c'è una componente anche importante in questo caso, che andrà ad impattare su, diciamo, in Temporary Crisis Framework. Quindi è inserito un nuovo Temporary Framework che è legato proprio alla crisi russo-ucraina e che l'Unione Europea ha da poco varato. Motivo per cui la parte, diciamo, a fondo perduto andrà in diciamo, in un settore un po' diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi anche in ambito PNRR. Queste sono un po' le caratteristiche generali della misura in merito agli importi. Sono state reintrodotte, in alcuni casi verranno reintrodotte le eventuali misure a copertura del finanziamento in termini di fideiussioni o garanzie assicurative o eventuali anche diciamo, interventi di intermediari finanziari abilitati, che potranno rilasciare le misure a valere sulle ultime due classi di rating delle aziende. Quindi per le aziende che ricadono nella classe di rating a 3 a 4 vi sarà una percentuale di garanzia che potrà variare da un minimo del 20% fino a un massimo del 40%.
Questo in linea generale, dal momento che per le prime due classi, quindi per le aziende con un rating buono A1 e A2, non vi sarà richiesta nessun tipologia di eventuale fiduzione o garanzia a valere sul finanziamento. Come sempre, i nostri rating, per quanto concerne la classificazione delle aziende, è parametrato a quello del Fondo Centrale di Garanzia. Quindi ricordiamoci sempre che in quel caso sono 10 classi, per noi sono 5, ma sono raggruppate sulla stessa metodologia di calcolo del Fondo del Medio Credito Centrale. Carlo, hai parlato di riduzione di fatturato. Allora, intanto qui leggevo, insomma, ma probabilmente l'hai anche accennato, che ci deve essere asseverato da un revisore. Se ci puoi spiegare un po' più nel dettaglio questa... Allora, l'asseverazione del revisore contabile ci dovrà essere già in fase di presentazione a domanda per attestare quel fatturato estero almeno pari al 20% nell'ultimo triennio, insieme alle dichiarazioni IVA presentate. Entro il 31 dicembre del 2023 l'azienda dovrà poi presentare eventuale ulteriore dichiarazione in cui attesterà il calo di fatturato sempre con un'asseverazione di un revisore contabile del MEF. Quindi vi sarà una sorta di doppia asseverazione in fase di presentazione della domanda per attestare il calo del fatturato di almeno il 20% nei confronti di quell'area e di quei tre paesi, e dall'altro lato entro il 31 dicembre del 2023 dover asseverare, quindi sempre con l'asseverazione di un revisore contabile del MEF, l'eventuale calo di fatturato in relazione al triennio precedente almeno pari al 20%. Quindi sono due dichiarazioni diverse che dovranno essere presentate da parte dell'azienda, ma in momenti diversi, alla fase di presentazione della domanda e successivamente entro il 31 dicembre del 2023. Chiarissimo, Carlo. Un'altra specificazione che ti chiedo di fare, diciamo, al nostro pubblico. Allora, chi presenta la domanda, appunto, tu definisci l'impresa richiedente. Abbiamo poi imparato, no? Comunque a verificare e definire impresa unica per definire quella che può essere la dimensione dell'impresa, perché ci hai detto che possono presentare piccole e medie imprese e mid cap. Questo significa che, appunto, quando consideriamo i dati aggregati, quindi semplicemente di fatto dipendenti, totale attivo delle imprese associate, collegate, eccetera, ci serve solo per definire la dimensione dell'impresa, mentre queste informazioni che tu ci stai raccontando ora, quindi verifiche sul calo del fatturato, l'asseverazione, eccetera, va fatta invece solo sull'impresa richiedente, che è l'impresa che sta appunto presentando la domanda, corretto? Sotto questo aspetto assolutamente sì, tutte le asseverazioni sono fatte in tal senso. È normale poi il discorso dell'impresa unica subentra nel momento in cui devo andare a calcolare il de minimis o altro, però va da sé che se stiamo parlando di un'azienda che appartiene a un gruppo è l'impresa richiedente su cui io dovrò fare poi gli eventuali calcoli. Perfetto, grazie. Direi che su questo abbiamo più o meno tutti gli elementi. Passerei, se tu sei d'accordo, sul secondo, se non vuoi aggiungere. La seconda misura, visto ci sono tante domande su questo. Calda. Sì, esatto. Sì. Però le vediamo anche alla fine le altre domande. Allora, la seconda misura che è stata, diciamo, presentata ufficialmente ieri per quanto concerne la parte di approvvigionamenti, è completamente, diciamo, è una sorta di specchio rispetto alla prima, nel senso, in questo caso parliamo di tutte quelle aziende che hanno subito un danno in relazione ai propri approvvigionamenti da quell'area. In questo caso, sempre in relazione all'ultimo triennio, le aziende devono aver depositato sempre i bilanci, devono essere società di capitali e sia PMI che MICAP. In questo caso la percentuale richiesta di eventuale approvvigionamento da quell'area, sia diretta che indiretta, è almeno pari al 5%. Vi dovrà essere anche un calo in relazione agli approvvigionamenti, diciamo in relazione a quell'area,
che dovrà essere rispettato poi eventualmente in fase di diciamo rendicontazione, dovrà essere sempre dichiarato attraverso l'assicurazione di un revisore contabile un eventuale calo del 20% in relazione ad approvvigionamenti diretti o indiretti da quell'area e o di acquisti diciamo effettuati anche in ambito di altre aree geografiche. Quindi un calo di approvvigionamenti in tal senso. E diciamo questo è un po' l'aspetto principale legato a questa misura, è un aspetto non diciamo di notevole interesse, saranno probabilmente su questa seconda misura ci sarà un impatto superiore rispetto a quella probabilmente legata all'export, motivo per cui si è ritenuto diciamo di mettere già le informazioni su questa misura, nonostante questa misura sarà disponibile dalla seconda, diciamo dal mese di settembre, non prima. Quindi mentre abbiamo detto che la prima misura sarà disponibile a partire dal 12 di luglio, la seconda misura non avrà, diciamo, altra, non vedrà sicuramente la luce prima che della misura di prima del mese di settembre. Quindi da questo punto di vista è importante eventualmente anche per le aziende interessate, se dovessero avere diciamo i criteri per poter accedere a tutte le due misure, andare a verificare in che cosa è meglio eventualmente poter accedere, considerando che dovrà essere sempre rispettato il parametro legato al de minimis. Quindi da questo punto di vista bisogna diciamo andare a verificare questi tutti questi criteri proprio per far sì che diciamo si abbia un discorso in tal senso e si possa poi andare a stabilire o meno su quale misura andarsi a concentrare. Anche qui come importi parliamo sempre di 1,5 milioni. Allora, qui come importi è un po' diverso. Abbiamo diverse classi e diverse parametri da andare a rispettare. Abbiamo un massimale che è di 1,5 milioni per sempre per le classi A1 e A2, ma per arrivare al 1,5 milioni dovrò avere almeno una quota di approvvigionamenti superiore al 15%, e per le A3 e A4 in questa fascia il massimo sarà 800.000. Se invece la mia quota di approvvigionamento in fase di presentazione a domanda è inferiore al 15%, il massimale sarà di 1 milione per le classi A1 e A2 e per le A3 e A4 sarà di 500.000. Quindi già questo comporta diciamo un'ulteriore valutazione da andare a fare. Inoltre dobbiamo ricordarci che in fase di rendicontazione sono uno dei due dei criteri da rispettare: o l'aumento del costo medio annuo unitario degli approvvigionamenti sempre diretti o indiretti da quell'area o da aree alternative pari ad almeno il 20%, o una riduzione dei quantitativi di approvvigionamento da le tre aree, quindi Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia, pari ad almeno il 20%. Quindi su questa misura i criteri da rispettare sono di diversa natura: o un aumento dei costi o una riduzione degli approvvigionamenti da quell'area. Beh, mi sembrano entrambe interessantissime per le nostre imprese. Ti faccio un po' una domanda spinosa. I tempi di istruttoria, sarete veloci? Dobbiamo aspettare tempi più lunghi? Perché come sai... Dipenderà molto dalla mole di richieste che arriverà. Come tu sai, i tempi si sono un po' allungati in questo periodo, sia nel PNRR, anche nelle precedenti misure, diciamo, straordinarie, a causa delle mole di richieste che erano decisamente superiori a quelle che eravamo abituati a gestire con tempi decisamente ridotti di istruttoria, valutazione anche di erogazione.
Quindi darti una tempistica oggi è un po' difficile, dobbiamo vedere quale sarà la mole di richieste che arriveranno, soprattutto a partire dal 12 luglio, e cercare un po' di capire come eventualmente saremo in grado di gestire. Però ritengo che a sensazione sulla prima delle due misure non credo che avremo, diciamo, una sorta di click day o cose simili. Bene, grazie, grazie. L'ultimissima, se ci dai giusto due consigli su un iter di presentazione, a cosa dobbiamo prestare attenzione prima di passare alle domande dal pubblico, che sono tantissime. Allora, sull'iter di presentazione, come sempre, è abbastanza semplice perché avverrà sempre attraverso il portale dei finanziamenti. In questo caso, sulla misura del 12 luglio, non c'è una preapertura, quindi ci sarà, a partire dal 12 luglio, la possibilità di inserire la domanda di finanziamento. Saranno le solite schermate da andare a compilare. Ma niente, nulla di più, diciamo, di quello che normalmente avviene quando vi è una richiesta di finanziamento in tal senso. Quindi non mi aspetto, diciamo, non c'è nulla da aspettarsi di nuovo e di traumatico sotto questo, diciamo, sotto questo aspetto. L'ulteriore, diciamo, probabilmente consiglio, come potevo già averlo fatto in precedenza, è che per quanto riguarda la misura del 12 luglio, dovrà essere sicuramente valutata in considerazione anche della misura di settembre. Quindi, se sono un'azienda che ha un forte interesse in quell'area geografica, sia in termini di export che in termini di approvvigionamento, probabilmente devo fare una valutazione su quale delle due misure andare a, diciamo, richiedere l'eventuale finanziamento, considerando che l'impatto in termini de minimis, considerando gli importi che possono arrivare fino a 1,5 milioni, potrebbero essere abbastanza importanti. Benone, grazie. Passerei alle domande del pubblico. Sì. Allora, intanto ci hanno quelle già pervenute. Esiste un facsimile di domanda da verificare prima dell'invio? Non c'è ad oggi un facsimile di domanda che è stata, diciamo, sdoganata per quanto riguarda il discorso della misura Russia-Ucraina, però, come dicevo prima, le schermate non saranno molto diverse da quelle che normalmente hanno caratterizzato le altre misure fino ad oggi. Ok, passo all'altra. Sono una società italiana che vendo in Russia, tutto verso la mia controllata, quindi società russa al 100% la controllata. Posso beneficiare di questo nuovo strumento? E qui vige la regola della dichiarazione IVA. Se in dichiarazione IVA queste diciamo, esportazioni sono effettivamente riportate all'interno diciamo, di un'esportazione, anche se una propria controllata estera, se viene riportato come fatturato estero, è normale, va da sé, che non vi saranno problemi in questo caso. Però è la dichiarazione IVA che conduce in questo caso e anche l'asseverazione diciamo, del Revisore. revisore contabile. Un'azienda fa domanda e dichiara che nel 2022 ci sarà un calo maggiore del 20%. Passa il finanziamento, se poi alla fine dei 2 anni di preammortamento non c'è questo calo, cosa accade? Ricordiamoci che il calo deve avvenire entro dicembre del 2022. La dichiarazione, o meglio, la rendicontazione o comunque sia la dimostrazione di questo calo. Io la dovrò sempre presentare attraverso l'asseverazione di un revisore contabile. Se non avviene, se non è avvenuta questa eventuale, se non è avvenuto questo eventuale calo di fatturato del 20%, l'azienda dovrà restituire la parte a contributo a fondo perduto, quindi il finanziamento a fondo perduto, mentre la componente a finanziamento agevolato verrà restituita non più a tasso zero, ma a tasso agevolato di riferimento. Quindi sarà oggi, per esempio, ai tassi di oggi allo 0,81 piuttosto che allo 0%, come avverrebbe nel caso in cui invece fosse dimostrato il calo di fatturato pari ad almeno il 20%. Ok, grazie. Quindi Carlo, qui un'altra domanda che ci chiedono è che quindi non ci sarà un precaricamento il 12, prima del 12. Prima del 12 per questa misura sulla parte di export e
nei confronti dei paesi Russia, Ucraina e Bielorussia non vi sarà una preoccupazione. Ok, poi andiamo avanti, ne abbiamo ancora un po'. Allora, la dichiarazione di esiste un format per la dichiarazione e asseverazione del fatturato sull'area rispetto al fatturato totale rilasciato dal revisore iscritto? Allora, nell'ambito della prima misura non è previsto un format in tal senso, considerando che sarà abbastanza semplice andare da parte dell'eventuale revisore contabile, andare ad attestare un eventuale fatturato in relazione a quell'area e l'eventuale anche dichiarazione di calo successiva. Quindi sulla prima misura non riteniamo di dover avere un format, considerando che si tratta di un'asseverazione da parte di un revisore contabile. Nell'ambito della seconda misura invece stiamo già lavorando a un format da dover inserire, considerando che lì parliamo di eventuali approvvigionamenti diretti o indiretti, di dichiarazioni di eventuali maggiori costi o riduzioni di fatturato, quindi dobbiamo sicuramente in quel caso prevedere eventuali format che a breve dovranno essere inseriti sul nostro sito. Okay. Poi c'è già specificato, durante la nostra chiacchierata, che questa attestazione va consegnata in fase di domanda. E quindi la prima delle due sì, l'asseverazione, sì. La seconda, quella in fase di rendicontazione, successiva è 31 Ok, un'altra domanda. Il conto corrente dedicato deve essere aperto prima della presentazione della domanda o può essere comunicato anche successivamente? Allora, può essere anche comunicato successivamente. L'importante è che l'azienda, come sempre, successivamente alla delibera e alla comunicazione del CUP, poi tutte le spese dovranno transitare all'interno di quel conto e dovranno riportare il CUP, il finanziamento a cui si riferisce e altro. Quindi ormai anche su questo aspetto, da oggi in poi, per tutti gli altri, per qualunque tipologia di finanziamento agevolato, ricordiamoci sempre che il conto corrente dedicato sarà un qualcosa che vigerà, e così come anche il CUP. Quindi questi due aspetti dovranno essere sempre tenuti presenti. Se poi l'azienda lo vuole comunicare in una fase precedente o meno alla presentazione della domanda, è una scelta dell'azienda. Certo. Senti, un'altra domanda, dato che non c'è la possibilità di precaricare, quanto tempo avremo per caricare le domande? Io credo che sempre i soliti 30 minuti dovrebbero essere a disposizione di ciascuna azienda, però su questo non abbiamo indicazioni. Dovrebbero rimanere le stesse tempistiche che fino ad oggi sono state messe a disposizione. Considerate che abbiamo fatto anche noi delle simulazioni e ci siamo resi conto che 30 minuti sono più che sufficienti per le aziende per poter inserire i dati, però potrebbero essere anche un po' di più in questo caso, visto che non c'è una preapertura. Ok, sì, sono d'accordo, è che a volte il sito va in crash quando ci sono tante connessioni e quindi ci auguriamo che questa fase minuti dei crash non ci sia in quest'anno. Ok, senti, un'altra domanda, se un'azienda chiede un finanziamento per il massimo importo perché magari ha i requisiti per 1,5 milioni, appunto abbiamo in classe A1, lo scoring A1, spendo però 1 milione, deve restituire a tasso di riferimento anche il fondo perduto, qualora ci fosse, va restituito? Allora, anche non è che se ho un rating, ottimo, laddove io non riesco a soddisfare il criterio, è normale che dovrò restituire la componente a fondo perduto e il tasso, il finanziamento agevolato lo dovrò restituire a tasso di riferimento, non a tasso zero. Non cambia nulla anche in base alle migliori, classi di rating. Okay, l'ultima domanda. Allora, avete preso in considerazione anche aziende che lavorano su commesse pluriennali, per esempio un'azienda che ha commesse firmate nel 2021, però che sono fatturate nel 2022? Nel 2022 non firmeranno nemmeno un contratto per cui avranno il calo di fatturato nel 2023. Cosa accade?
può accedere comunque, cioè può accadere che ugualmente ha il calo di fatturato e comunque per il principio di cassa si presenterà solo nel 2023. In questo caso, come pensate di gestire questa azienda se appunto può partecipare? Se prendete in considerazione i contratti firmati, i saldi. Noi una casistica del genere non ci è ancora stata, sottoposta, però mi rendo conto che potrebbe essere, anche importante per aziende che non lavorano necessariamente, sotto un punto di vista industriale a breve termine, quindi lavorano in un arco temporale medio-lungo, si dovrebbe prendere in considerazione anche un aspetto del genere. Su questo, mi riprometto eventualmente, sulla base di una richiesta formale da parte dell'azienda, a poter valutare e prendere in considerazione un'ipotesi del genere. Però su questo, come sai, essendo casistiche un po' particolari che esulano dal contesto normativo, dobbiamo verificare se vi siano le condizioni per poter o meno soddisfare le richieste Inviterei poi al B2B con te. Ok. assolutamente sì. C'è una domanda che però non è su questo focus perché riguarda il marketplace e e-commerce, quindi inviterei anche questa persona, poi metterla in contatto con te, ti mettere in contatto con questa persona. Mentre l'ultima è un'azienda che ha già in essere un finanziamento con Simest, può accedere a questo? Assolutamente sì, come sempre vige la regola che il massimo dell'esposizione dell'azienda nei confronti di Simest, oltre al discorso del de minimis, non dovrà superare il 50% del proprio patrimonio netto nei confronti del volume di fatturato nei confronti del fondo rotativo di Simest. Perfetto, grazie Carlo, sei stato veramente molto preciso, utile come sempre, grazie per averci dato tutte queste informazioni in anticipo e per prepararci, no, a questa Sì, no, grazie a giornata. voi per l'invito, sempre tempestivi da questo punto di vista, riusciamo sempre in occasione dei vostri Esatto, expertise a fare quasi una sorta di anteprima di quelle che sono le misure. sì, infatti ti Siamo ringrazio. stati fortunati anche sulla seconda misura che è stata ufficializzata ieri, quindi Esatto. siamo riusciti anche in questo In caso. questo. Grazie, grazie Assolutamente grazie a davvero. voi per queste opportunità che ci fornite, di mettere a disposizione non solo le misure, ma soprattutto di approfondirle in una maniera un po' diversa dal solito webinar o altro. Quindi grazie veramente da questo punto di vista e ritengo che sia una sorta di valore aggiunto anche da poter mettere nei confronti poi dei partecipanti a questi incontri. Grazie davvero di nuovo e appunto io ringrazio anche tutti voi che avete qui partecipato. Vi ricordo insomma anche noi Mici Partner siamo a disposizione per aiutarvi nel compilare domande, presentare domande a Simest. Chi è in differita appunto, chi ascolterà poi questo talk in differita per qualsiasi aggiornamento ci può scrivere info.micpartners.it e ricordo che insomma questo talk, come tutti gli altri, sarà poi presente su YouTube e Spotify. Torneremo a settembre con nuove puntate. Visitate la nostra pagina info.cpartners.it/exporttalks per scoprirle in anteprima. Grazie a tutti e grazie Carlo ancora. Ciao, grazie Mariella. Alla prossima.